Bertrand Ferrucci. Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook. Io sono Max. Stasera, direttamente dalla collezione Gozzi, per l'uscita di questo fine settimana, vi facciamo vedere il pezzo forte. Il pezzo fortissimo, ma un pezzo veramente fortissimo, perché con tutta probabilità siamo i primi a portarlo sul grande schermo. Questo è il Veterli Bertoldo, modello 1882, in calibro 10,4. Bene, ragazzi, prima di iniziare, mi raccomando, mettete il like al canale, like alla pagina e se volete veniteci a trovare sul nostro canale di Telegram, del quale trovate il link d'accesso nella descrizione di questo video. Iniziamo con appunto un po' di cenni storici, un po' di background su questa rarissima, incredibile arma e questo bellissimo pezzo storico che ringraziamo ancora Wilmer per avercelo messo a disposizione. Dunque, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, no? Quindi la Prussia batte l'Austria nella battaglia di Königgrätz-Sadowa. Quindi tutta l'Europa scopre che l'avancarica è finita, quindi dobbiamo passare immediatamente alla retrocarica. Come sapete, tutti i paesi europei corrono ai ripari per convertire alla meno peggio tutti i loro modelli ad avancarica, molti dei quali erano appena stati praticamente introdotti e si era appena raggiunta la piena produzione, quindi insomma per non insomma, perderci troppi soldi si fa una conversione rapida. Tra le più belle e fantasiose che si possono immaginare, tra tabacchiere. Noi scegliemmo forse una delle più complicate, ovvero la trasformazione ad ago per economizzare sulle cartucce metalliche. E poi, insomma, tutto quello che risparmiamo per appunto la conversione ad ago lo spendemmo in royalties per adottare il sistema svizzero inventato dall'inventore svizzero appunto Vetterli. Gli svizzeri passarono al sistema Vetterli nel 1869 e iniziarono con un modello a ripetizione. Appunto il Vetterli svizzero era notoriamente un sistema a ripetizione basato come azione di ripetizione sul sistema Winchester, modello 1866. Pagarono appunto anche loro, pagarono le royalties per utilizzare questo sistema, quindi il classico sistema Winchester con caricamento a lato dell'azione del caricatore tubolare e elevatore. Quando noi italiani decidemmo di introdurlo per il nostro esercito, anche lì decidemmo che un sistema a ripetizione era Eccessivo. eccessivo. Anche lì si pensava esattamente come ai tempi del Carcano, che il soldato avrebbe sprecato munizioni, insomma, non eravamo pronti per l'adozione di un sistema a ripetizione e decidemmo di adottare, scusate, il Vetterli, ma adottarlo nella sua variante Sì, monocolpo. perché un fucile moderno poi induce a un addestramento moderno che naturalmente costa anche di più. Costa anche tanti soldi. Questa scelta non piacque mai alla Marina. Per quale motivo? La Marina, per sua natura, si trovava a spesso volentieri a operare in territorio nemico, si trovava spesso a sbarcare dei Sì, gruppi di le forze sbarco. d'impatto di solito in quest'epoca erano riservate alla Marina. Quindi, e soprattutto si sarebbe trovata per definizione a operare in svantaggio numerico. Pertanto, la Marina cercò in tutti i modi di dotare le sue truppe di un fucile a ripetizione. Una cosa strana, di solito la Marina è sempre molto retrograda. No, sì, in realtà Poco incline al cambiamento. per quanto riguarda gli armamenti, non sempre, soprattutto la nostra. La Regia Marina era in realtà la Regia Marina era molto esosa, infatti sono tra i pochi ad aver adottato, gli unici nell'esercito italiano ad aver adottato la Mauser C96 in un secondo momento. Ma torniamo qui. Qual era l'esigenza della Marina? Un fucile con una buona cadenza di tiro e con un serbatoio maggiorato rispetto Al al fucile della primo. fanteria e possibilmente un fucile più corto. E
si materializza. Hanno trovato un paio di soluzioni. Esatto, anzi, sì, un paio di soluzioni, ma vediamo la prima, la più rara in assoluto, ovvero quello, il fucile che vi presentiamo stasera, il Vetterli Bertoldo. Come nella da nomenclatura dell'esercito della militare italiana, l'azione Vetterli veniva mantenuta e si aggiungeva il nome di colui che aveva inventato il sistema di ripetizioni, in questo caso il signor Bertoldo. Il capitano Bertoldo della Marina, che aveva implementato il sistema, questo sistema di ripetizione. Ok. In quegli anni il sistema più ovvio, o meglio, quello considerato più ovvio, anzi l'unico sistema, forse perché appunto col Winchester 90, col Winchester 66 o con Larry erano stati i primi, quindi ci si per forza si credeva fosse l'unico. Avevano tutti il paraocchi e puntavano esclusivamente a quello come se fosse l'unica soluzione fattibile, ovvero un serbatoio tubolare che corresse sotto la canna. Visto che noi non avevamo voglia di pagare le royalties e reinventare il Vetterli Svizzero modello 69, quindi dovendo pagare royalties alla Winchester Company, decidemmo di optare per un caricatore tubolare più simile, più semplice e più simile a quello che era il sistema di Kropacek, no? Quindi invece che il caricamento dal lato, si passava al caricamento dall'azione, dall'alto. Ora vediamo appunto così si risparmiava anche la progettazione di un secondo buco per inserire le cartucce. Esattamente. Faceva tutto dall'azione. Esattamente. Quindi adesso vediamo un po' come si è strutturata quest'arma interessantissima. Ok. Cioè, il vecchio nottolino di sgancio dell'otturatore è stato adibito anche a sblocco della cucchiaia. Adesso vi faremo vedere, e le cartucce andavano inserite, sì. Esatto, lì sotto. Quindi magari facciamo eventualmente sì, vedere in un secondo momento, facciamo vedere nel dettaglio come funziona il sistema di riarmo, di ripetizione. Comunque si tratta di un tubo che corre lungo tutta la canna, sì. Non tutta la canna, ma non è visibile, è completamente integrata all'interno della calciatura, neanche dal notolino qua davanti. Esatto, facciamo vedere che questa cosa qua si nota dalla bacchetta. La bacchetta, non potendo correre sotto la canna, la bacchetta di pulizia non potendo correre sotto la canna perché sotto la canna c'è il tubolare, è montata sul fianco come un altro famoso fucile a ripetizione tubolare, ovvero il Kropacek modello 1886, fatto in Austria per il Portogallo. Quindi questa bacchetta laterale vediamo che è molto caratteristica ed è presente solo tra i Vetterli, è presente solo su questo modello e il suo successore. E poi vediamo che tra l'altro il fucile è conservato in maniera, cioè perfettamente conservato. E l'alzo rimane quello classico appunto del Vetterli, che poi vedremo anche sì molto simile nei fucili modello 91, quindi un alzo con questo cursore armato da una molla. Anche qua fino a 1400, esatto, arriva fino a 1400 metri. E quindi niente, vediamo la classica sicura. Questa è la classica sicura laterale del Vetterli, che funziona appunto così. Così. Questa qua, vedete che più che una sicura è uno sgancio della così, quella comunque classica e tipica di tutti i Vetterli italiani. Che sgancia il percussore e non lo fa battere. Esattamente. E quindi vediamo classica azione Vetterli con tenoni posteriori simmetrici. Ecco, una cosa unica dell'azione Vetterli è tra i fucili a retrocarica polvere nera, è che a differenza di quasi tutti gli altri che facevano affidamento su un tenone asimmetrico piazzato sul lato dell'otturatore, l'azione Vetterli aveva due tenoni simmetrici posteriori. Sì, posteriori che si andavano a agganciare alla base della culata. Quindi questo chiaramente era anche una cosa che ne garantiva una precisione intrinseca molto importante, perché appunto un problema tipico di delle armi a tenone singolo era che durante lo sparo si flettevano leggermente e intrinsecamente tendevano a mandare i colpi da una parte. Una
fatto vedere, ecco qua. Abbiamo anche la possibilità di sparare monocolpo. Esattamente, perché... Quindi si poteva riempire il serbatoio e poi andare... Assolutamente, allora... sì, anzi, quello che dico sempre, l'inferiorità del sistema tubolare rispetto ai sistemi successivi è che un fucile a caricatore tubolare intrinsecamente sarà sempre un caricatore a colpo, un'arma a colpo singolo con possibilità di usare il caricatore, anche perché il caricatore una volta che lo vuoti riempirlo tutto richiede tempo. Sì. E quindi chiaramente l'arma era tutte queste armi qua erano previste per essere utilizzate a colpo singolo. Alla bisogna, si apre il cutoff e si sparano 8 colpi in successione. Anche perché diciamolo, il caricatore ha la capienza di 8 colpi. Sì, 8 colpi in canna non è male, contando che le altre modifiche non superavano i 5. Sì, non superavano i 4. È un bel modello. Tra l'altro, questo prodotto a Brescia. Sì, vediamo appunto i marchi belli dell'ispettore, i marchi dell'ispettore, il marchio di produzione. E cosa possiamo dire ancora? Vediamo che appunto ha due posizioni per la cinghia, uno per tenerla tesa e uno per tenerlo in spalla, quindi parata e posizione normale. L'aggancio laterale per la baionetta tipico del Vetterli italiano. Uh-huh. Quello che possiamo dire, visto che appunto stasera abbiamo la possibilità di far vedere anche il suo successore, perché c'è anche il suo successore che è altrettanto raro, ovvero il Vetterli Ferracciu. Vetterli Ferracciu, che se non avete ancora visto il video, ne ha fatto un bellissimo video, fino adesso unico, penso, oltre a noi, il grande Ian McCollum. Anzi, per fare appunto una citazione. Rifle. This is an Italian Navy Vetterli Ferracciu. I think I'm pronouncing that correctly. Vetterli Ferracciu. Ecco, ringraziamo Ian. Scherziamo, nel senso... Sì, dobbiamo sempre farci compatire. La pronuncia è perfetta. No, non proprio, però vabbè. Capiamo. Quindi facciamo vedere appunto il suo successore. Quando la Regia Marina decise anni dopo che il sistema tubolare ormai era superato, convertì i fucili da caricatore tubolare, li convertì col sistema Ferracciu, che era appunto serbatoio, un ben più moderno serbatoio, verticale. Sì, è una single stack monofilare. Monofilare, esatto. E del tutto simile a quello che l'esercito pochi anni prima aveva adottato con il sistema Vitali. Anche perché appunto se il Vetterli Bertoldo era del 1882, questo qua arrivò nel 1890, quindi arrivò tardissimo, si può dire che fu una modifica, appunto se pensiamo che l'anno dopo fu adottato il Carcano modello 1891, è una modifica molto posteriore. Quindi molti paesi europei erano già passati a serbatoi verticali, appunto, e anche a munizioni a cartuccia di calibro ridotto, perché si può dire era già arrivato ridotto, il Lebel, era già arrivato il Gewehr 88, era già arrivato... Perché mentre era stata perfezionata la polvere in fune. Esatto, quindi... infatti, piccola curiosità, anche non da poco, questo Vetterli... è camerato e soprattutto le tacche di mira sono regolate per l'impiego di base del 10-4 con caricamento a polvere in fume e a palla blindata. Questa è una cosa interessante che va assolutamente detta. Quindi vediamo un po' le differenze. Vai Max, fai vedere un po' le particolarità del successore, il Ferracciu. Hanno lasciato la stessa bacchetta laterale. Ah beh, sì, anche non per... hanno cambiato le incassature. Assolutamente no, anche no. Perché erano gli stessi fucili trasformati. E il motivo per cui il Bertoldo è, appunto, se sono rarissimi entrambi, ma il Bertoldo è ulteriormente più raro, è perché quasi tutti i Vetterli Bertoldo furono trasformati in sistema Ferracciu. Infatti vediamo che c'è ancora il buco del tubolare. C'è ancora il buco del tubolare, tappatola bene meglio.
vediamo che... Non mi sembra neanche tappato proprio, ci infilo il dito. Ah, sì. Hanno tolto la meccanica che permetteva lo sgancio della cucchiaia. In compenso abbiamo questo serbatoio semifisso. È semifisso perché, appunto, non impiegando il sistema Vitali, non ha la possibilità del caricamento rapido, quindi resta comunque un serbatoio riempibile singolarmente. Quindi il concetto rimane, ovvero quello di un fucile a colpo singolo con possibilità di usare il serbatoio. Un serbatoio che però, a differenza del tubolare, può essere riempito molto più velocemente. E quindi vediamo appunto, fai anche vedere il curioso sistema di cutoff. Così, perché se no non riesco a muovere nulla. Il cutoff. Il cutoff è semplicemente uno sgancio analogo a quello che si vede, per chi lo conosce, i Schmidt-Rubin modello 1889. Sì, sono due alette che vanno chiuse e vanno a incunearsi all'interno. Sì. Diciamo che il concetto è simile a quello del 1889 svizzero, dove semplicemente il cutoff non è altro che un dispositivo che abbassa il caricatore, facendo in modo che l'otturatore non peschi le cartucce. Adesso il fucile è a colpo singolo, alla bisogna diventa 4 più 1. Esatto, quindi un fucile a ripetizione. Quindi alla fine è inutile dilungarci troppo su questo esemplare, su questo modello, perché appunto non... Sì, guardate il video di Ian. Esatto, guardate il video di Ian, che chiaramente... per chi mastica un minimo di inglese è perfettamente comprensibile, ma appunto... Quello che dovevamo dire, appunto, l'abbiamo detto, anche perché, appunto, cioè, dopo che abbiamo presentato questo qua non è altro che la sua modifica. Quindi, appunto, tutto ciò che abbiamo detto per questo, abbiamo detto anche, è valido anche per questo qui. Bene, allora, direi che, appunto, non c'è altro da dire. La munizione l'abbiamo parlata. E quindi, che dire, ringraziamo nuovamente Wilmer per averci messo a disposizione questi due pezzi unici. Molto belli. Estremamente belli, estremamente interessanti. E direi che da Cook e da Max è tutto. Alla prossima!